Videogiochi e Colori presenta Libriamoci, la rubrica con le recensioni dei migliori libri per ragazzi. Conduce Fabio Speciale. Buongiorno a tutti, ascoltatori di Radio Giochi e Colori, io sono Fabio ed eccoci al consueto appuntamento con la rubrica che recensisce libri per bambini e ragazzi. Come state? Come sta procedendo questa quarantena? Ne dura, eh? Dai, io spero che comunque un buon libro vi faccia compagnia in queste giornate lunghe, quindi oltre a cucinare, preparare dolci, pizze, vi vedo, vedo quello che fate sui vari social, le prelibatezze che preparate, spero abbiate anche il tempo di leggere dei buoni libri, che sono sempre un'ottima compagnia. Io comincerei la nostra trasmissione recensendo alcune novità in uscita appunto nel mese di maggio. I primi due libri che vi presento in realtà non sono novità in uscita, ma sono volumi usciti nel mese di gennaio ultimo scorso, ma li ritengo molto carini, soprattutto in vista delle vacanze estive. Ecco, se gli insegnanti non sanno che libro dare da leggere durante le vacanze estive, questi che vi consiglio ora mi sembrano davvero molto carini, spensierati, pur se interessanti e non banali. Il primo si intitola Il mio incubo preferito, scritto da Maria Solar con illustrazioni di Laura Proietti, casa editrice Giunti, costa 12 euro e consigliato dagli 8 anni in su. Manuel vive in un'isola dove non ci sono medici e quando un bambino si ammala arriva un veterinario che prescrive le stesse medicine a cani, gatti e bambini. Così a Manuel viene dato uno sciroppo per cani. Sarà questo il motivo per cui si addormenta e inizia a sognare? Strani sogni, un extraterrestre piovuto sulla Terra per raccogliere informazioni sui suoi abitanti, un venditore di profumi di ricordi, un bar dove tutti dicono le bugie, ironia e dolcezza per affrontare anche temi importanti. Gilgamesh, eroe sumero di Ruggero Quintavalle con le illustrazioni di Consuelo Pecchenino, illustra invece la leggendaria figura di Gilgamesh, sovrano per tre quarti dio e un quarto uomo, entrata a far parte dell'epopea degli eroi che tanto affascinano i bambini. È ripercorso in un libro commovente e ricco di avventure. Da tiranno a eroe, Gilgamesh combatte contro mostri e divinità e fronteggia il destino in lotta con la parte umana di sé. Al suo fianco troviamo Enkidu, suo acerrimo nemico, diventato compagno di avventure e amico fraterno. Assieme affrontano sfide rocambolesche. È un libro originale che crea un buon raccordo fra letteratura e storia. È adatto secondo me ai bambini dai 9 anni in su, che frequentano la quarta classe di scuola primaria. Prima di presentarvi alcune novità del mese di maggio, vi volevo ricordare invece le novità di Radio Giochi e Colori. Questo mese innanzitutto abbiamo aumentato il numero degli audiolibri che potrete ascoltare, saranno distribuiti su più fasce orarie, questo anche per venire incontro agli insegnanti che in questo momento stanno facendo la didattica a distanza e la nostra radio può essere sicuramente uno strumento utile per intrattenere i bambini costretti, ahimè, a casa, anzi ai loro più che altro. Seconda novità è una nuova rubrica che si intitola Sogni a libri aperti, che abbiamo realizzato grazie alla professoressa Silvia Ianeselli, che ci ha concesso la possibilità di mandare in onda le sue lezioni, lezioni che spaziano dalla letteratura alla storia, alla geografia, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti e per tutte le età. Ma riprendiamo il nostro discorso sui libri e il primo libro che vi presento si intitola Vai via Alfredo, è in uscita il 16 maggio 2019, casa editrice Baba Libri, l'autrice Catherine Piner. Alfredo non ha più una casa, ha avuto appena il tempo di prendere la sua sedia e poi è scappato via. C'è posto per me? Chiede in cerca di un nuovo rifugio, ma lo spazio per lui non c'è mai e ognuno ha la sua buona scusa. Nessuno mi vuole, pensa Alfredo, rifiuto dopo rifiuto, fino a quando un giorno vedo una piccola casa
è la casa in cui Sonia vive tutta sola, accogliente, sicura, un po' isolata, al limite del bosco. Alfredo si ferma, si siede sulla sua sedia, aspetta. Sonia all'inizio ha paura, ma la mattina seguente... Un libro adatto ai più piccoli, per i bambini dai 4 anni. Non vi ho detto che il libro di Gilgamesh è della casa editrice Sempre Giunti, è uscito a gennaio appunto 2020 e costa 10 euro. Adesso facciamo una piccola pausa, ci ascoltiamo questo brano e ci risentiamo fra poco. With the Coast, interpretata da Rene, che è un artista che ha dedicato un album ai 12 segni dello zodiaco, e questa è la canzone dedicata in particolare al segno dell'Ariete, l'ultimo singolo tratto appunto dall'album Signs, e che potete ascoltare anche su Spotify se desiderate. Ma ritorniamo alla nostra vetrina di novità librarie. Sonata per la signora Luna è invece una bellissima favola in uscita il 16 maggio prossimo, edita sempre da Baba Libri, è adatta a bambini dai 5 anni in su. L'autore è Philip Stead ed è anche l'illustratore, con la traduzione di Cristina Brambilla. Che cosa succede se una bambina di nome Harriet, infastidita da un gufo rumoroso, getta la sua tazza di tè fuori dalla finestra e accidentalmente fa cadere la luna dal cielo? Succede che Harriet diventa amica della luna e non esita a prendersi cura di lei.
e compro un morbido cappello di lana, la porto a fare un giro in barca sul lago di notte, e anche il venditore di cappelli, il marinaio sul molo e il gufo fanno la loro parte per esaudire i sogni della luna, riconoscenti per tutte le volte che è stata lei ad aiutare loro. Una favola rarefatta e magica che racconta di come una timida giovane violoncellista nello spazio di una notte impari a condividere la sua musica con chi le vuole. Bene, mercoledì 6 maggio è invece in uscita un bellissimo albo illustrato edito da Orecchio Acerbo, che sicuramente è una casa editrice che non delude mai per il formato dei suoi albi, delle sue opere e delle sue illustrazioni. Anche questo album non fa eccezione, si intitola La collezione di Joy di Candace Fleming e G. Dubois, scusatemi, non so questa G per che cosa stia. L'albo vede protagonista Joy, un bambino dalla sconfinata capacità di immaginare. I suoi occhi vedono cose che gli altri non sanno cogliere e ancor meno raccogliere. Lui invece raccoglie, e tanto, andando in giro con il suo carretto. Nella sua testa le cose assumono un valore che nessun altro è in grado di intendere. Una cassaforte è magica, un telescopio malconcio celeste, una piuma di pappagallo è esotica. Se le sorelline lo prendono in giro e lo chiamano raccatta spazzatura, i genitori invece lo prendono molto sul serio e arricchiscono di pezzi unici la sua già ricca collezione. Fino al giorno in cui una brutta tosse si porta via il papà e la casa si riempie di silenzio. Nella stanza dove conserva la sua raccolta, Joy combatte contro la tristezza e, come fosse un gioco, comincia a creare legami armoniosi tra gli oggetti più impensabili. È lì che nasce un grande artista del surrealismo americano, Joseph Cornell, e questa è la storia della sua infanzia. Libro davvero davvero stupendo, incantevole, per spiegare anche la vita di un grande artista come appunto Joseph Cornell ai bambini più piccoli. Esce invece il 12 maggio l'ultimo libro di Luigi Garlandi, edito da Rizzoli, dal titolo Vai all'inferno Dante, età di lettura dai 10 anni. A Firenze c'è una sontuosa villa cinquecentesca, La Gagliarda, residenza dei Guidobaldi e sede dell'impresa di famiglia. È lì che vive Vasco, 14 anni, un bullo impenitente abituato a maltrattare professori, compagni e familiari. A scuola Vasco fa pena, in compenso è imbattibile a Fortnite, progetta di diventare un gamer professionista e ha già migliaia di follower. Perché Vasco è così? Sa di essere in credito con la vita e di aver diritto a tutto, finché un giorno, a sorpresa, viene battuto da un avversario che si fa chiamare Dante e indossa il classico copricapo del poeta. Ma chi è e perché parla in versi? Appena può, Vasco torna in posizione e cerca la rivincita per umiliarlo, come solo lui sa fare, senza sapere che la più esaltante e rivoluzionaria sfida della sua vita è appena cominciata. Questo è un romanzo davvero pirotecnico, oserei dire, dove a colpi diversi di battaglie di videogiochi un adolescente di oggi dovrà vedersela con il più illustre e scatenato dei maestri, Dante Alighieri. Cosa ne verrà fuori? Davvero, davvero, davvero interessante. Per la collana Quelli della Rodari esce il 23 maggio un nuovo titolo della serie, scritto sempre da Davide Calì, si intitola Carlo Cucito e la fiera del fumetto. Benvenuti alla scuola Rodari, il preside, il terribile Mario Mariotti, quest'anno è di ottimo umore e il motivo è semplice, finalmente andrà in pensione, ma non ha ancora fatto i conti con quelli della seconda B, la classe più pazzesca di sempre. I ragazzi sono al settimo cielo, il supplente Lenny è tornato e li ha invitati a partecipare alla fiera del fumetto, dove potranno travestirsi dai loro personaggi preferiti. Ma chi preparerà i costumi? Facile, l'alunno nuovo, Carlo Cucito, che è niente meno il figlio di un grande artista. Carlo Cucito, la fiera del fumetto, per la collana Quelli della Rodari, è appunto il volume in uscita il 23 maggio 2019.
la mamma è unica. Sorprendila con un regalo Pandora. Fino a domenica 10 maggio, scegli 3 gioielli Pandora. Uno è in regalo. Scopri di più e acquista su pandora.net. Giochi e colori presenta Libriamoci, la rubrica con le recensioni dei migliori libri per ragazzi. Conduce Fabio Speciale. Blonde, una bugia, un brano che ormai ha già 10 anni. Le Millionaire Blonde sono un gruppo italiano formato da 4 ragazze biondissime e bellissime che hanno l'attivo diversi brani che ascoltiamo ogni tanto anche qui su Radio Giochi e Colori. A proposito, mettetevi sempre in contatto con noi se lo desiderate attraverso l'email radio@giochiecolori.it, attraverso la nostra app potete anche mandarci dei messaggi vocali che mandiamo in onda, e se volete suggerirmi dei libri che avete letto e che vi sembrano interessanti io non aspetto altro, quindi mi raccomando, conto su di voi. Radio Giochi e Colori è sempre aperta alla collaborazione di tutti. Vi presento ora un libro di quelli che piacciono a me, un libro di quelli creativi, uno di quei manuali che servono per sviluppare la creatività dei bambini. Il titolo di questo libro è Imparare a disegnare, corso per bambini, di Rosa Maria Curto, in uscita il 13 maggio 2013 da Edizioni del Borgo, che è appunto la casa editrice. Questo volume guida i piccoli bambini tratto dopo tratto fino alla realizzazione di tanti fantastici soggetti. Potrete imparare il procedimento per disegnare animali, vegetali e personaggi, e tutto questo attraverso semplici istruzioni e chiari passaggi illustrati. Un modo per far sentire il bambino sempre condotto per mano, anche nei momenti di difficoltà. Imparare a disegnare non è mai stato così facile e divertente, soprattutto in questo periodo quei bambini sono costretti a casa, da fare loro anche qualcosa di creativo sicuramente può aiutarli a liberare la loro mente e la loro creatività.
Quindi, ripeto, il libro Imparare a disegnare, corso per bambini di Rosa Maria Curto, Edizioni del Borgo. Come affrontare la rabbia, l'ansia e l'iperattività coltivando la calma e l'attenzione? Eh sì, perché questi sentimenti affliggono sempre più spesso anche i bambini. E com'è possibile che anche i piccoli soffrono di queste problematiche in apparenza da grandi? Anche loro possono essere troppo impegnati, stanchi, stressati, soprattutto in un'epoca frenetica come la nostra. Ritrovare la calma fisica e mentale, ritagliarsi un po' di tempo per essere semplicemente se stessi è di grande aiuto per tutti, per gli adulti, ma soprattutto per i bambini. Quindi coltivare la calma, l'attenzione, la consapevolezza fin da piccoli può fornire strumenti potentissimi per imparare a gestire tutte le situazioni che il nostro bambino incontrerà nel corso della vita, anche quelle meno positive. Grazie a quattro favole riccamente illustrate potremmo accompagnare i nostri bambini in altrettanti percorsi che gli permetteranno di affrontare rabbia, noia, paura e momenti dolorosi. Grazie a questi appunto simpatici animaletti, protagonisti dei racconti, potrà ritrovare se stesso imparando ad accettare che nella vita non è sempre tutto bello e positivo e che nessuna emozione proprio altrui va nascosta e contrastata, ma anzi abbracciata e compresa. Età di lettura dai 3 anni, e la casa editrice è la Gribaudo. Il titolo di questo libro è Il superpotere della mindfulness, coltivare la calma e l'attenzione per affrontare rabbia, ansia e iperattività. La autrice è Barbara Franco, costa 15 euro. Cattea, la piccola bambina di 6 anni, protagonista di tante avventure, avventure che vengono trasmesse anche da Radio Giochi e Colori. La collana scritta da Silvia Serreli, che ha affrontato sino ad ora in particolare le emozioni, ma in questo libro, che in realtà non è non uscirà a maggio ma è uscito a fine aprile, Thea si occuperà della natura. Il titolo di questo libro è Thea, tu vuoi bene alla terra. È un libro che tratta i temi del rispetto della natura e della salvaguardia del pianeta, ma alla maniera di Thea. Si parla di riuso creativo, di evitare gli sprechi, di limitare l'uso della plastica usa e getta, di non disperdere energia, di tenere pulito il mondo. Le piccole cose che ognuno di noi, grandi e piccini, può fare per rendere il nostro pianeta un posto migliore in cui vivere. Perché prima si inizia a seminare una coscienza ecologica e prima ne vedremo i frutti. Quindi Thea, e tu vuoi bene alla terra? No, l'ho letto come Carmen Di Pietro legge le sue poesie, scusatemi. Thea, e tu vuoi bene alla terra? Di Silvia Serreli, casa editrice Giunti, costa 14 euro. E ora veniamo a un libro per i bambini più piccoli, L'arcobalena di Massimo Sardi, in uscita il 13 maggio 2020, sempre da Giunti. Ci presento un sacco di libri da Giunti, vi assicuro che non mi danno la percentuale per farlo, ma io presento i libri che a me ispirano di più, che mi piacciono di più e che secondo me sono carini e interessanti. Quindi questo è uno di questi, e anzi, se la Giunti volesse regalarmi qualcosa io sarei ben felice, eh? Quindi vabbè, comunque, scherzi a parte. Allora, dicevamo, L'arcobalena è il libro di Massimo Sardi dedicato ai bambini più piccoli, che vede per protagonista una balena. Quanti incontri dovrà fare una giovane arcobalena, cioè una balena arcobaleno, prima di trovare il compagno giusto per mettere su famiglia? È quello che si chiede la grande e generosa Iride, che porta in giro per l'oceano il suo desiderio di amore e la sua terribile voce. La nostra balena multicolore nuoterà di amico in amico, di regalo in regalo, di colore in colore, e solo dopo un mare di delusioni scoprirà di essere sorprendentemente cambiata. Sì, ma come? 6,90 euro è il costo, L'arcobalena Massimo Sardi, casa editrice Giunti. Ecco, Tommaso ai 100 lupi cattivi è invece il libro di Valery Gorbachev, che era stato già edito nel 2001 e ora a distanza di 19 anni, quindi di quasi 20 anni, viene ripubblicato dalla casa editrice Arca, età di lettura dai 4 anni. Tommaso ha un incubo che non lo fa dormire, un branco di lupi lo insegue.
La paura contagia anche i suoi fratelli, ci penserà mamma coniglio a far tornare il sonno ai propri figli. Ecco, vi ricordate che il mese scorso vi ho parlato di un volume in 3D e interattivo edito dalla casa editrice Ippocampo? È una collana praticamente di grandi classici illustrati da Mina Lima e realizzati in versione davvero particolare. A parte che sono volumi appunto di 288 pagine come questo che sto per presentarvi, che esce il 7 maggio 2020 ed è dedicato al classico dei classici, Le avventure di Pinocchio. Io vi consiglio di acquistarlo, so che appunto è piuttosto costoso perché costa 29,90 euro, ma è davvero incantevole, ha delle illustrazioni in tre dimensioni, ha alimenti interattivi firmati appunto da questo studio grafico, che è lo studio Mina Lima. Addirittura troverete una marionetta di Pinocchio con il naso che si allunga, al teatro dei burattini, la casa della fata turchina e tanto 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 altro ancora. Did not feel what I had in my hands. Believed all the lies said to me. Laying this dark shadow over me. Drowning in self-doubts is a desperation. I didn't know the truth, I tried to run away. And no one knew not the truth, I tried to run away. Hey, hey. Answers war when truth looks like lies. Lies look so true, this darkness inside. Twisting my mind, the outcome of it all, my faithful aside. Answers war when truth looks like lies. Lies look so true, this darkness inside. Twisting my mind, the outcome of it.
Libriamoci, la rubrica con le recensioni dei migliori libri per ragazzi. Sono ancora in vostra compagnia, in vostra buona compagnia, si spera perlomeno. Sono sempre Fabio, questa è Radio Giochi Colori, la puntata sta volgendo al termine, siamo alle battute finali. Ma volevo ricordarvi l'appuntamento quotidiano con l'audiolibro per adulti che Radio Giochi e Colore trasmetterà nel mese di maggio, e precisamente andrà in onda alle ore 13, alle ore 16:30 e alle ore 20. Un capitolo al giorno del racconto Bartleby, lo scrivano, di Herman Melville, scusate, il famoso scrittore di Moby Dick. È narrato da Lorenzo Pieri, la bellissima voce di Lorenzo Pieri che spesso accompagna le nostre letture di audiolibri. Mi sono un po' impappinato, portate pazienza, ma va bene, perdonatemi. Torniamo a bomba ai nostri ultimi 5 libri, alle nostre ultime 5 recensioni, e come voi saprete il 16 aprile ultimo scorso è venuto a mancare un grande scrittore cileno, Luis Sepúlveda, scrittore di libri per l'infanzia, famosissime le sue favole, fra cui appunto La gabbiana del gatto, ma anche scrittore di importanti romanzi per adulti. E la casa editrice Wanda, che ha sempre pubblicato in Italia le sue favole, ha pensato bene di raccogliere per la prima volta in un unico grande volume tutte le favole da lui pubblicate. Il libro, che fra l'altro è primo in classifica, quindi è il libro più venduto in Italia, splendidamente illustrato da Simona Mulazzani e tradotto da Iride Carmignani, vede oltre alla gabbiana del gatto che ne insegna a volare anche la storia di un gatto del topo che diventò suo amico, la storia di una mamaca che scoprì l'importanza della lentezza e la storia di un cane che insegnò a un bambino la fedeltà. 19,90 euro il prezzo di copertina, casa editrice Wanda. L'adolescenza, si sa, uno dei momenti più critici della crescita di ogni individuo. Tutti noi abbiamo passato questa fase, soprattutto i genitori che hanno avuto a che fare con figli adolescenti, credo se lo ricordino ancora. Comunque, di adolescenti parla proprio questo libro, intitolato Melvina. Melvina è appunto la ragazza protagonista di questa graphic novel. È un romanzo grafico d'esordio di Rachele Aragno, una piccola meraviglia che è stata già paragonata al capolavoro di Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie. Melvina si sente lasciata in disparte dai suoi genitori, che prendono decisioni sul suo futuro senza consultarla. Vorrebbe tanto essere già grande per confrontarsi con loro da pari. Poi però conosce Otto, un signore che ha un segreto doloroso e che le spiega che lei ha un grande destino da compiere, un viaggio nel mondo parallelo di al di qua. Farà scoprire a Melvina l'importanza di darsi tempo, di decidere ascoltando il cuore, e a Otto insegnerà il senso più profondo dell'amicizia. È un libro con delle tavole interamente dipinte ad acquerello, davvero davvero sorprendenti dal punto di vista grafico, ve lo consiglio caldamente. Il libro appunto è Melvina di Rachele Aragno, edito da Bao Publishing, e costa 19 euro nella versione con copertina rigida. Io vi parlo mai di ebook, parlo sempre di libri fisici che potete toccare. Poppy e il suo fratellino sì sono tristi perché il loro cagnolino è sparito. Per distrarsi decidono di giocare a nascondino nel bosco, ma dopo essersi separati riusciranno a ritrovarsi e riusciranno i lettori a trovare tutti gli indizi e i dettagli segreti che Anthony Brown ha nascosto nelle sue illustrazioni. L'ultimo albo, scritto e illustrato dal maestro Anthony Brown, che è vincitore del premio Andersen internazionale ed è stato tradotto in oltre 15 lingue, una storia intima e rassicurante sull'affetto fra fratelli, con illustrazioni ricche di dettagli nascosti da trovare. Ecco, fra l'altro questo è un libro uscito 2 anni fa, il 15 marzo del 2018, ma che ha avuto davvero tanto successo, quindi è stato repubblicato ed uscirà appunto nel mese di maggio. La casa editrice è la... aspettate che controllo, scusatemi,
la casa editrice è la Camero Zampa, fa parte della collana Le Piume. Forse voi avrete già visto la collana Grandissimi, sono piccoli libri che trattano in modo semplice ma abbastanza approfondite le biografie dei grandi personaggi della storia dell'arte. E il nuovo volume che uscirà il 26 maggio 2020 di questa collana edita da EL Edizioni EL è dedicato al grande Freddie Mercury, quindi Freddie Mercury, Queen del Rock di Laura Pusceddu, nella collana Grandissimi. Dalle spiagge di Zanzibar a un severissimo collegio in India per arrivare a Londra e ai palcoscenici di tutto il mondo. La storia di una delle più grandi rockstar che ha cercato la propria libertà attraverso la musica, età di lettura dai 7 anni. Quindi se volete far conoscere anche ai bambini un personaggio della musica rock diventato ormai leggenda, questo è il libro che fa per voi. Ultimo, ma mi piacerebbe continuare con la serie, ma diciamo ultimo per questa puntata, libro che vi presento è Il Corpo delle Meraviglie, laboratori e attività creative per l'infanzia, un altro libro dedicato all'arte e alla creatività. Perché un percorso sul corpo? Perché il corpo è soggetto e oggetto di esperienze e conoscenze, perché è luogo di emozioni, campo di esperienza e laboratorio di relazioni. Tre artisti contemporanei aprono i tre capitoli del libro: l'autoritratto, il corpo visibile e il corpo invisibile. Ogni attività laboratoriale è preceduta da esperienze sensibili che guidano il bambino a un primo approccio conoscitivo, sperimentando come le emozioni, le sensazioni e i sensi modifichino la propria corporeità. Uno strumento per insegnanti, educatori e genitori, con oltre 30 laboratori da fare a casa o a scuola, in gruppi o singolarmente. Casa editrice Lapis, in uscita il 23 maggio. L'ultimo libro che vi ho presentato oggi è quindi Il Corpo delle Meraviglie, laboratori e attività creative per l'infanzia di Cristina Francucci. Noi ci risentiamo alla prossima puntata, la puntata del mese di giugno. Se volete riascoltare le vecchie puntate di Libriamoci potete scaricare i nostri podcast che trovate su Spreaker, comunque tutti i collegamenti sono sulla prima pagina del sito www.radiogiochiecolori.it. Io ringrazio tutti gli ascoltatori per la loro pazienza, vi ringrazio per avermi ascoltato, spero che i libri che vi ho consigliato siano di vostro gradimento. Se per caso li acquistate volete mandarci i vostri commenti, saremo davvero felici di mandarli in onda. Ringraziamo tutti gli ascoltatori di Radio Giochi e Colori, che fra l'altro sono sempre in aumento, arriviamo a toccare una media di 23.000 ascoltatori settimanali, non poco per una radio amatoriale come la nostra. E quindi per il momento è tutto, io vi ringrazio col cuore, direbbe qualcuno, io non lo dico, però vi ringrazio di cuore, vi mando un grande abbraccio e a presto, ciao.